E quindi inizia questo primo show match del torneo Games and Comics School Festival. Passiamo subito a vedere i giocatori che si affronteranno in questo primo show match di Ranking Diamante. Possiamo dire almeno così, i due giocatori sono entrambi di Ranking Diamante. Partiamo con il giocatore che spona non nell'angolo, ma della parte alta dello schermo con il colore verde Imbanoob per lui. Team, si tratta di Max, un giocatore interessante che infatti ha concluso la Season 4 che si è conclusa qualche giorno fa con in divisione Diamante, prima posizione per lui, quindi insomma penso che sia candidato per passare in Master entro breve. 1244 punti per 245 vittorie e 224 sconfitte, win rate credo che sia all'incirca 51-52%. E dovrà affrontare un giocatore temibile, almeno per il suo odio verso la razza Terran. Infatti spawna nella parte bassa dello schermo con il colore viola per il team MG Esport, ossia Majestic Games Esport. Il giocatore Windowmine, noto più nella community con nome di Cattivissimo, anche uno degli organizzatori, credo, di questo stesso torneo. Per lui divisione Master nella Season 4, cioè quella appena conclusa, 19° posto con 1728 punti, 376 vittorie per 389 sconfitte, win rate credo inferiore al 50% a giudicare dalla differenza tra vittorie e sconfitte, e va subito con un Hatchery First il giocatore Zerg, mentre Terran ha preso la raffineria in anticipo, credo a 12 di supply, quindi probabilmente un Reaper opening per lui. Andiamo a vedere subito se andrà a produrre un Reaper o un Marine per iniziare, ma vedo subito il Reaper in arrivo perché il punto di raccolta era già nella base avversaria, quindi sa che vuole andare subito a dare fastidio al giocatore cattivissimo Windowmine, come preferite chiamarlo voi. Quindi vedremo un po' che ci offriranno questi due giocatori. Come vi dicevo, entrambi al momento sono ranking diamante, quindi vuol dire che hanno avuto almeno uno dei due ha avuto una retrocessione dalla Lega Master, cosa che è successa a moltissimi giocatori in questa season numero 5. Vedremo se riusciranno i nostri eroi a riprendersi la loro lega di appartenenza. Mentre va subito con un One Rax Fast Expand Max, che evidentemente non vuole lasciare alcun vantaggio al proprio avversario, nemmeno quello della macro, quindi di quello economico. Mentre sta arrivando il primo Reaper, andiamo a seguirlo nelle sue avventure nella base avversaria. Vediamo quante cose vorrà fare, almeno quanti danni riuscirà a fare, perché il Reaper vuole fare solo dei danni all'inizio. Si concentra col drone sul Vespene, cosa che non è particolarmente buona perché perde il punto di attacco. Attenzione, va subito a cercare di infastidire questo Reaper con dei droni, quindi distraendo comunque dalla liminaria un po' di unità. Vediamo infatti che sta subendo comunque se non un danno sui droni, comunque un danno sull'incam, perché sta perdendo molto tempo nel cercare di fermare questo Reaper, che normalmente viene fermato dalle Queen, da qualche Impaler, da un Impaler, insomma è più che sufficiente. Comunque vediamo il numero. A questo punto dei lavoratori siamo 22 per Windowmine, 20 per Max, quindi non c'è grandissimo. Ancora il Reaper sulla linea mineraria della Natural va a fare la sua terza kill, piazza subito un Impaler evidentemente per distrarre il drone, per non perdere una camera, un estrattore scusate, in questo momento sempre con un altro drone per evitare di perderlo. Esce la regina e a questo punto il Reaper non può fare molto altro che scappare, insomma perché non ha possibilità di difendersi contro una Queen. È ancora ottima la micro da parte di Max nei primissimi minuti, perché sta comunque mantenendo pressione sul suo avversario con soltanto un Reaper, ma a questo punto una Queen per Hatchery non può fare più niente a questo Reaper, che comunque si sta curando nel mentre è fuori dal combattimento. Cosa molto buona, i Reaper comunque sono unità definite biologiche e leggere, quindi insomma subiscono un po' il danno più dai Banneling, quindi più il danno ad area, e hanno comunque un bonus verso i leggeri. Se non ricordo male, i droni sono, no, non sono leggeri, sì, sono unità leggere, quindi hanno comunque un bonus verso i droni per l'attacco.
mentre sta accumulando già le prime Alien ed è andato subito dopo la prima Rax a fare la fabbrica e altre due Rax, quindi Steampack in ricerca per Max, incremento metabolico quasi ultimato per Widowmine, con subito la colonia delle blatte per fare un wall difensivo, doppia camera evolutiva posizionata in un modo un po' strano perché di solito si preferisce posizionarlo in linea per mettere dietro gli impaler, ma comunque sono veramente dettagli questi qui. Ha cercato di ostruire il più possibile l'entrata alla sua Natural mentre arrivano le prime 4 Alien con il supporto di un Reaper e accolgono questa Queen, o meglio questa Queen accoglie queste unità Terran in arrivo. Tra l'altro la Queen credo che sia anche incastrata, non so, forse non può passare. Ci sono due punti di passaggio a questo punto, uno vicino alla camera evolutiva, uno vicino alla colonia delle Blatte, mentre stanno per spawnare. No, arriva alla ricerca degli attacchi più 2, più 1, scusate, a distanza, mentre arrivano più 1 per gli attacchi a distanza del Terran, più 1 per l'armatura, e arriva anche uno spazioporto, quindi entro breve con il modulo tecnologico sempre della prima Rax, quindi entro breve arriveranno probabilmente due navette mediche per dare un po' di aiuto alle unità bio del Terran, quindi Marine Marauder, che necessariamente hanno bisogno del supporto delle navette mediche per curarsi quando steampack, usano lo steampack o steampaccano, come si dice in gergo tecnico, per avere un maggior potenza di fuoco. Intanto vediamo la posizione di questo Overlord. Solo vedete che ancora non è stato scoutato perché non ci sono unità volanti che possono appunto individuarlo, visto che è su un piano differente rispetto alle altre unità. Intanto escono le prime blatte. A questo punto deve decisamente ritirarsi Max per non perdere queste Alien, ma cerca di fare più danni possibili sulle Queen. Ottima la micro parte di Widowmine che allontana una Queen che era quasi stata distrutta. Ha perso comunque due Alien e il Reaper Max, che non ha portato grandi danni visto che non ha fatto nessuna kill su le unità che stavano combattendo. Quindi insomma non mi è sembrato un buon trade da parte del Terran. Doveva subito ripiegare perché le Blatte comunque sono unità corazzate, quindi non subiscono il danno né da Alien né da Reaper, che attaccano appunto contro unità leggere, hanno un bonus in attacco, e infatti non ha perso nessuna Blatta. Va a distruggere le rocce sul retro della sua Natural per andare velocemente ad expare, visto comunque che ha pari basi con il Terran che, come vi dicevo, ora con il supporto di due navette mediche sta andando avanti in attacco con i marine e anche il supporto di una mina. Vedremo come replicherà cattivissimo Widowmine OP. Con questo nome mi sembra abbastanza azzeccato. Intanto intercetta la prima mina e carica subito tutto sulle navette mediche per allontanarsi. Invece no, arriva il primo drop da parte di Max direttamente nella base principale di Widowmine, ma non fa in tempo a droppare che ci sono già le blatte in arrivo con dei ding per accogliere queste due navette mediche che scappano in preda al panico. Hanno usato già il boost, quindi non possono overboostarsi, devono andare decisamente con calma. Va a controllare una possibile espansione, una terza possibile espansione. Infatti vediamo l'ologramma dell'Acery, probabilmente non farà in tempo a intercettare quest'Acery che sta andando a costruirsi in questo momento, visto che qua ci sono delle rocce distruggibili e non ha avuto il tempo di distruggerle con le blatte. Ripiega nella sua base e va anche Max a prendere probabilmente la seconda, visto che sta distruggendo anche lui le rocce distruggibili sul retro della sua base. Intanto in ricerca il carapace pneumatico per aumentare la velocità degli Overlord, gli uncini frenetici per aumentare la velocità dei Baneling, più gli attacchi a distanza più 2, l'armatura più 2 per lo Zerg, mentre ancora in completamento gli attacchi a distanza più 2, l'armatura più 2 per il Terran. Più o meno siamo alla pari per quanto riguarda gli upgrade. Sta costruendo anche la sua seconda espansione, il terzo centro di comando sul campo il giocatore Terran, che come vediamo non vuole lasciare la macro all'avversario. Scan per vedere un po' l'esercito avversario, non lo intercetta perché comunque l'esercito è fuori dalla seconda espansione. Va a prendere una quarta, cioè una terza espansione, una quarta Acero in costruzione per Widowmine OP, cattivissimo, mentre i suoi Overlord ora con la speed possono andare più velocemente a scoutare la base avversaria. E anche si spostano perché potrebbero essere intercettati appunto dalle navette mediche. Navette mediche che vediamo in questo momento caricare marine e spostarsi su un fianco per andare probabilmente a droppare dietro la linea mineraria della base principale. Forse cercheranno di cecchinare, come si dice in questi casi, la pozza che permette la costruzione dei Ding, o magari addirittura l'antro delle Dralische, che io mi ero anche perso. Infatti, quasi ultimati, la ricerca degli aculei scanalati che aumenta il raggio di più 1 per le Hydra. Normalmente viene fatto per dare la possibilità alle Hydra di mettere
mettersi in seconda linea ed essere supportati da Leblatt. Ma vediamo il drop in diretta sulla linea mineraria principale. Inizia a fare le sue prime kill. Muoiono i droni uno dietro l'altro. L'esercito di Windowmine OP è fuori posizione. Infatti, è già in attacco sulla Natural del giocatore Terra, che è costretto a pullare tutti gli SCV per cercare di tankare quanti più danni possibili. Rimangono soltanto dei Marine e un tank a fare dei danni. Mentre da quest'altra parte il drop cattivissimo, nel senso di Max, cattivissimo di Max, insomma, non cattivissimo. Il giocatore riesce a distruggere la pool, come vi dicevo, e ora se la prende con alcune unità che sono spawnate, ma deve subito ripiegare perché comunque ci sono Ling ed Hydra per affrontare questo primo drop. Vediamo a questo punto il numero di unità distrutte. Mi sembra in vantaggio per il momento Windowmine, no, sì, Max, scusate, perché ha 81 unità distrutte e 14 lavoratori contro 52 e 13 del suo avversario. Che per il momento comunque ha piazzato già la sua seconda espansione. Sotto attacco la terza di Windowmine, con un drop ancora di quelle due navette mediche che si erano salvate dalla base principale. Ma arrivano subito Ling, Hydra e Platte per fare man bassa. Attenzione, queste navette mediche birichine fanno dei giri su se stesse e poi vanno nuovamente a ridroppare, perché l'esercito di Windowmine si sposta al centro della mappa. Una scan ancora per cercare di dare visibilità al tank che è posizionato dietro. I Marine davanti stanno cercando di tankare quanti più danni possibili, mentre il tank, parafrasando, insomma, fa più danni dalla retrovia, appunto, dello schieramento. Ma è andato molto male anche per Windowmine quest'altro drop, che è riuscito a distruggere la seconda espansione, o la terza espansione, visto che la seconda è già qui e già attiva. Sta andando il giocatore Terra, mi sembra, con un'ottima giocata, nel senso sta cercando di limitare il più possibile la macro avversaria. Infatti vediamo che più o meno siamo lì per quanto riguarda i minerali e il Vespene raccolti da entrambi i giocatori. Quindi vedremo come andrà successivamente. Marauder, arrivano alcuni Marauder in campo, altre mine in produzione, anche due altre fabbriche. Probabilmente vuole andare ad arricchire il suo esercito con altre mine, perché comunque abbiamo visto che il giocatore del team MG Esport soffre abbastanza la presenza di mine in campo, tanto da aver cambiato il suo nick da cattivissimo a Windowmine OP. Mentre un esercito della morte, Marine Marauder, navette mediche e anche una mina per dare un po' di sollievo. Ottima la scan da parte di Max per ripulire il biotumori. Normalmente bisogna farlo, perché ingaggiare sul biostrato non è mai saggio da parte di qualsiasi razza, in particolare da parte dei Terran, visto che comunque il biostrato dà la visibilità alle unità avversarie, quindi insomma si può avere un vantaggio per andare subito a cercare di cecchinare le unità. Infatti arrivano subito l'esercito di cattivissimi. Oh, Windowmine OP riesce a fare qualche kill, piazza una mina che viene subito intercettata. Ci sono due custodi, quindi non ha possibilità di nascondere le mine sotto il terreno, perché vengono comunque rivelate. Un Doom Drop probabilmente molto scoutato, sta cercando di fare il giro più largo per attirare con sé tutto l'esercito avversario. Droppa dietro la linea mineraria della Natural, dove c'è nuovamente la pozza germinale. Questa volta non fa in tempo a distruggere la pozza germinale il giocatore Max, perché le unità sono impegnata a difendersi e ad attaccare i droni, ma non fa moltissimi danni. Purtroppo ha perso il controllo di questo drop e ha perso molte unità. Un'altra manipolo di Marine senza navetta medica, stanno schiantandosi contro praticamente dei droni, ma arrivano subito le blatte e se li portano tranquillamente a casa. Intanto vediamo gli upgrade, siamo arrivati a più 3-3 in ricerca per il Terran, mentre dall'altra parte ci sono soltanto in produzione una manciata di Ling, 16 Ling al momento e altre Queen e lavoratori, ovviamente per rimpiazzare i danni sulla linea mineraria. Vediamo a questo punto i lavoratori distrutti, siamo a 32 per il Terran, mentre Windowmine ha distrutti soltanto 13 SCV, quindi sta soffrendo moltissimo lo Zerg, che si trova sempre ad affrontare questi continui push. Attenzione, perché qua vedo ben 6 mine, potrebbero essere devastanti se piazzate ottimamente da parte del Terran. Vedremo come andrà il prossimo ingaggio. I due eserciti si affiancano e successivamente si superano. Il vantaggio questa volta è per il giocatore Terran, che con una vette medica persa riesce comunque a intercettare l'esercito dello Zerg in arrivo. Intanto arrivano dei Benelink che si schiantano subito contro delle mine dei Marine, che erano messi troppo in avanti. Dovrebbe cercare di mandare in avanti i Marauder per subire meno danni possibili. Alcuni colpi di mina che non sono
sono sufficienti per distruggere tutti i Ling e i Beneling avversari. Ovviamente le Blatt, essendo corazzate, subiscono molto meglio l'attacco delle mine. Come vediamo, non hanno subito particolari danni queste Blatt, neanche le 3-4 Hydra presenti nell'esercito Zerg. Ma comunque lo Zerg sta subendo tantissimo la pressione del giocatore Terran, che va a costruire altri due centri di comando, ovviamente perché ha i minerali che se lo può permettere. E andrà probabilmente a convertirli in fortezze planetarie o a spostarli in altri alloggiamenti. Sta subendo molto, come vi dicevo, il giocatore Zerg, che in questo momento sta andando soltanto con tre basi operative, una delle quali, quella principale, ormai ha quasi ultimato i giacimenti di minerali, mentre va a costruire una macro hatchery. Dovrà difendersi con le unghie e con i denti. Ma vediamo un altro esercito della morte. Max sta veramente cercando di dare più fastidio possibile al suo avversario, cercando di non farlo macrare e di non fargli permettere di accumulare molti minerali. Infatti arrivano subito le mine piazzate, un buon split, non riescono ad agganciare nessuna unità a queste mine. In avanti con Marauder e Elbat per cercare di tankare quanti più danni possibili, mentre dietro Marine e il Thor stanno cercando di fare a loro volta altri danni. Vediamo come andrà l'ingaggio. Per il momento non si vogliono affrontare apertamente, ci sono anche due Queen per fare altri danni e probabilmente qualche trasfugio sulle Blatt. Intanto arriva l'ingaggio, sorveglianti danno la possibilità di vedere le unità nascoste, quindi anche le mine. Perde comunque questo scontro il giocatore Terran, che è costretto a far allontanare le navette mediche senza caricare niente, mentre va ancora a espandere il biostrato con altri 4 biotumori Windowmine OP. E come vi dicevo, sta spostando nel suo alloggiamento, nella sua terza, un centro di comando, il Terran Max. Fa anche un SCV transfer per renderlo subito operativo, mentre quest'altro centro di comando probabilmente sarà una fortezza planetaria. Qui ci sono alcuni SCV che scioperano perché lavorano troppo, ecco, riprendono subito il loro lavoro, mentre ancora va in avanti in attacco con navette mediche, Marine Marauder ed Elbat. Vi ricordo che gli Elbat sono unità biologiche, quindi vengono riparati anche dalle navette mediche quando sono in forma di Elbat, mentre quando diventano delle Alien, appunto, non vengono riparati perché sono meccaniche. Cosa un po' anomala, ma insomma funziona così. Va a prendere la quarta espansione Windowmine, vedremo se riuscirà a difenderla, ma siamo 4 espansioni pari, quindi lo Zerg deve stare molto molto attento. Ha un esercito in questo momento forse leggermente superiore a quello del suo avversario, lo Psi praticamente uguale, che vuol dire che è un po' indietro lo Zerg, perché deve cercare di avere sempre più unità, cioè deve avere sempre più unità dell'avversario, perché parte delle sue unità gli servono per avere un income uguale o superiore, insomma superiore sarebbe meglio rispetto al suo avversario. Intanto arriva una scan per vedere se la quarta espansione, se la terza espansione è posizionata. Controlla l'espansione, va subito ad ingaggiare, questa volta in avanti ancora Marine, quindi ancora un errore da parte di Max, che sta spostando indietro i Marine per cercare di portare avanti gli Elbat e i Marauder. Ancora un altro ingaggio, ma mi sembra l'esercito dello Zerg decisamente superiore, nonostante stia facendo avanti e indietro. Non capisco perché, probabilmente aspetta l'arrivo dei Ling, che servono appunto per tankare quanti più danni possibili. Ovviamente non fanno molti danni perché non ci sono gli upgrade. Carica l'ultima unità rimasta sulle navette mediche e si sposta velocissimamente. Probabilmente cercherà un drop sulla base principale. No, cerca soltanto di ripulire i biotumori a questo punto. Arriva anche la ricerca del borro del ritrattamento per lo Zerg, quindi per sotterrare eventuali Beneling o le Blatt, che si curano mentre sono sotterrate, mentre arrivano anche gli upgrade per le unità meccaniche. Forse avrà finito quelli delle unità biologiche, quindi passa a quello delle unità meccaniche il giocatore Terran, mentre stiamo per vedere probabilmente un push su questa terza base del Terran. Non sta ripiegando velocissimamente Windowmine, evidentemente non vuole lasciare scoperto nessuna delle sue basi, sta facendo comunque avanti e indietro per mantenere in mobilità il suo esercito, eventualmente se scautato in qualche modo dal suo avversario. Ma ancora un esercito della morte, questa volta Marine Marauder e una quantità di mine sempre superiore. Siamo arrivati a una decina di mine per il giocatore Terran. Come vi dicevo, se le mine sono piazzate in un modo buono, insomma con un buon spread, cioè divise tra di loro per non essere attaccate tutte insieme, di solito offrono un buon vantaggio. Insomma, sono delle unità molto buone per il danno a dare. Appunto, che fanno? Piazza subito le mine prima dell'ingaggio. Arrivano l'esercito del giocatore Zerg, che però riesce con dei Beneling a distruggere tutte le mine. Ora c'è l'ingaggio con l'armata principale. Nuovamente Windowmine OP si riesce a portare a casa lo scontro. Questa volta lo Psi dà ancora in vantaggio il giocatore Terran, perché evidentemente può
può contare su più basi e quindi ha un income superiore, può produrre più velocemente le unità, nonostante il suo build order conta soltanto 6 racks e 3 fabbriche e uno spazio porto che continua sempre a produrre navette mediche che non vengono distrutte. Infatti, vediamo, sono già una decina le navette mediche presenti in campo per Max. Mentre stiamo ancora vedendo, siamo al minuto 27 di game, arrivano gli upgrade più 3 anche per lo Zerg, più 3 per gli attacchi a distanza, più 3 per gli attacchi corpo a corpo. Produce ancora altri 12 Banneling in Morphing, come abbiamo visto sono ottimi per contrastare le mine quando vengono appunto ammucchiate per attaccare. Intanto ancora un ingaggio vicino a Torex e Naga da parte dello Zerg, non si sentono molto sicuri entrambi i giocatori, infatti stavano ripiegando entrambi, aspettava l'arrivo di questi Banneling che vengono intercettati mentre sono in transito per andare a riunirsi con l'armata principale. Li killa praticamente tutti quanti, li uccide tutti quanti, piazza le mine, ma le Desigers proprio quando sta arrivando Windowmine, che a questo punto va in avanti con le blatte per cercare di tankare quanti più danni delle mine possibili. Ora arriva il resto dell'esercito per fare man bassa di Marine Marauder, che vengono subito caricati sulle navette mediche e si allontanano velocissimamente con il boost, mentre vediamo il posizionamento di una torretta di rilevamento per difendere ulteriormente oltre la fortezza planetaria questa quarta, no, questa terza espansione, mentre sta andando a prendere anche la quarta espansione il giocatore Terran, che sembra impossessato da un'anima di uno Zerg, visto che sta expando su con centri di comando su centri di comando. Comunque è un'ottima cosa per lui perché continua ad avere sempre un afflusso costante di minerali e di vespene. Infatti vediamo comunque la gara economica vinta dal Terran Max, mentre c'è un altro ingaggio vicino alla torre Xel Naga. Questa volta porta in avanti Max, che riesce con il suo esercito in numero superiore. Scanna ancora per vedere se riesce a difendere la terza espansione. Ovviamente non ha abbastanza unità per difendersi. Windowmine OP riesce a cercare di rintanare tutto quanto per riparare velocissimamente Blatte e anche Hydra, ma il numero di Marine e Marauder è decisamente consistente. Arrivano anche le mine al centro dell'esercito. Terran si piazzano, ma vengono scautate dai custodi che stavano passando in quel momento. Vengono subito cecchinate tutte quante, ma il numero di Marine Marauder, come dicevo, è superiore, riesce a portarsi a casa tutto l'esercito e anche l'espansione del giocatore Zerg. A questo punto ancora scan per cercare di pushare e continuare a tenere sempre vivo questo attacco, mentre stanno arrivando, vedo dalla minimappa in continuo le unità del Terran come una fiumana verde che riesce in questo momento a distruggere le due camere evolutive e anche la colonna delle blatte. Veramente in crisi il giocatore Zerg, che non ha più basi da cui prendere minerali. Infatti il suo income in questo momento è bassissimo, mentre il suo avversario sta volando con grandi riserve di minerali e di vespene. Continua ancora ad attaccare con delle blatte, ma le navette mediche fanno un incredibile lavoro sui marine. Arriva il GG da parte di Windowmine OP, quindi vince Max questo show match per il torneo di Games and Comics School Festival. A questo punto io